Tutti stanno dicendo che l'arrivo di Rafa Mari non esclude l'arrivo di Buongiorno e di Hermoso. Io ci voglio credere. Però c'è sempre quella vocina nella mia testa che dice prende Rafa Mari e non magari Hermoso perché economicamente è più sostenibile. Forse, e dico forse, siamo vicinissimi al primo colpo del Napoli targato Antonio Conte. Tutti ci aspettavamo Buongiorno, tutti ci aspettavamo Hermoso, però ragazzi, il primo acquisto in procinto di essere fatto dal Napoli è Rafa Marin, questo difensore giovane del Real Madrid. E oggi in questo video andiamo un po' a scoprirlo. Facciamo un po' una scoperta di questo calciatore. Quindi, signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario, detto il Darion, e andiamo subito a vedere questo giocatore che già vi dico sembra interessante e di prospettiva soprattutto. Prima di cominciare, però, vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale che è totalmente gratuita e poi attivate anche la campanella che è totalmente gratis e restate sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Allora, partiamo subito, ragazzi, e cominciamo dalla formula dell'operazione su cui ci sono, diciamo, dei pareri discordanti. Allora, siamo su tutto mercato web e come potete leggere qui sotto, abbiamo praticamente la presentazione tra il problema legato a Di Lorenzo e Kvara. Napoli prova a chiudere il primo colpo per Antonio Conte. Il nome è quello di Rafa Marin, difensore di proprietà del Real Madrid, reduce dalla stagione trascorsa all'Alaves. Secondo quanto raccolto da TMV, vabbè, andiamo avanti, ecco i dettagli dell'operazione. Come detto, il club azzurro sta provando a chiudere per il classe 2002 per una proiezione che potrebbe essere impostata sulla base di 7-8 milioni di euro per il cartellino da versare nelle casse del Real Madrid. Già da questa cosa io dico, questo è più un colpo da Napoli, perché comunque ti vai a prendere un classe 2002, quindi ragazzi c'ha praticamente 22 anni. È un classe 2002 però che di base ti fa dire questo è potenzialmente diventa forte perché è del Real Madrid. E comunque storicamente noi ci ricordiamo un po' gli acquisti che sono stati fatti dal Real Madrid, no? Quei tre famosi presi con Benitez. Non è che adesso stiamo parlando di un Rafa Marin che magari diventa il nuovo Albiol, però comunque è per dire che magari questo Rafa Marin al Real Madrid non è visto come un giocatore che può essere così importante per il Real, però magari in un'altra squadra, come ad esempio il Napoli, può diventare un giocatore molto molto interessante. E comunque 7-8 milioni sono pochi, ecco, di base, per le cifre che circolano ultimamente sono proprio pochi. Ieri si era parlato anche di un diritto di recompra da parte del Real Madrid, e tu se pensi alla recompra, allora capisci che magari il Real Madrid ci vede in questo calciatore un potenziale, se magari esplode se lo ricomprano, se lo riprendono, ok? Però questa cosa sembrerebbe essere smentita, non dovrebbe esserci una ricompra e da quello che si dice dovrebbero essere 7-8 milioni cash che vengono così. Non c'è un prestito con diritto, sono 7 milioni che il Napoli sgancia così, subito. Per quanto riguarda il contratto, classico contratto quinquennale, scadenza 2029, a livello di ingaggio non ci viene detto la cifra che prenderà il Napoli, però vi posso dire che all'Alaves, sono andato a vedere su Capology, prendeva la bellezza di 150.000 euro netti, quindi a livello di ingaggio, ecco, è proprio guardando le cifre sia del cartellino che dell'ingaggio, tu dici questo è un giocatore che prenderebbe il Napoli, e infatti sta succedendo. Andiamo adesso a vedere un po' più nel dettaglio di che giocatore stiamo parlando. Allora, come abbiamo detto prima, 19 maggio 2002, quindi li ha compiuti da un mese, questi 22 anni, spagnolo, alto 1,91 m, quindi questo è un giocatore bello pronunciato, diciamo, per quanto riguarda il fisico. Gioca nell'Under 21 della Spagna, questo è importante, quindi è un giocatore che fa parte, diciamo, è nel giro della nazionale. Cartellino, secondo Transfermarkt, 7,5 milioni, quindi diciamo che ha pagato quello che in teoria vale. Nel campionato scorso, che è appena finito, come abbiamo letto prima, è andato in prestito all'Alaves e ha giocato ben 33 partite su 38, quindi questo potrebbe essere magari un mezzo indizio sul fatto che siamo di fronte a un giocatore fisicamente integro. 6 ammunizioni, 71% di partite titolare col 71% di minuti giocati. Poi due presenze nella Coppa del Re. Scendendo un po' più in basso andiamo a vedere un po'
il ruolo, tra virgolette. L'Alaves, diciamo, Rafa Marin ha giocato nell'Alaves in una difesa a 4 e ha giocato principalmente centrale di destra. Lui è un piede destro, però come potete vedere dal campetto può giocare sia sul centro destra che sul centro sinistra, ma anche terzino sinistro. Qui abbiamo un po' il resoconto della stagione che ha fatto all'Alaves. Come potete vedere, la maggior parte ha giocato nella posizione di difensore centrale, anzi quasi tutti. Una partita l'ha saltata per problemi allo stomaco, una l'ha saltata per squalifica per somma di ammunizioni e tre partite le ha saltate per panchina. In Coppa del Re una partita l'ha saltata per infortunio al naso e un'altra in panchina. Quindi a livello di infortuni, ragazzi, quest'anno ha saltato soltanto due partite per un infortunio. Quindi a maggior ragione, diciamo, questa è una conferma comunque del fatto che siamo di fronte a un giocatore che fisicamente sembra messo molto bene a livello di integrità fisica. Qua abbiamo un po' il resoconto del giocatore da quando, diciamo, in carriera finora. Come potete vedere, comunque siamo di fronte a un giocatore che non ha esperienza in ambito europeo. Lui esce fuori dal vivaio del Real Madrid, dal Real Madrid Castiglia, come potete vedere, soltanto due presenze nella stagione 2021. Nella stagione 21-22 va a giocare sempre con Real Madrid Castiglia nella Primera Federación, 27 partite 21-22, 36 partite nella stagione 22-23 e nella stagione 23-24 viene dato in prestito all'Alaves. Ha giocato finora 89 partite da difensore centrale con 3 gol e un assist e ha fatto anche 6 partite da terzino sinistro, quindi proprio nei casi di estrema emergenza, e ha fatto comunque un gol. E poi qui sotto potete vedere il resoconto della nazionale: 6 presenze nella Spagna Under 17, 6 nella Spagna Under 18 con un gol e 7 presenze nella Spagna Under 21, quindi un giocatore che sta facendo anche, diciamo, tutti i gradini della scala della nazionale. Qui abbiamo la cronaca degli infortuni, quello che abbiamo detto prima. Finora ha saltato soltanto due partite per infortunio, quindi top sotto questo punto di vista. Bene, quindi abbiamo fatto un po' una infarinatura, no? Del giocatore. Però adesso andiamo a vedere un po' le caratteristiche, cioè di che difensore stiamo parlando. E ho preso qui un articolo di Scout Nation, ve lo consiglio perché è un sito molto interessante. Questo però è un articolo un pochino vecchiotto, datato 2020. Già vedendolo, cioè se già vediamo qui l'immagine, c'ha la 3. Se tu lo vedi dici questo è un difensore, comunque si vede che è grosso, mi ricorda vagamente Milenkovic, non lo so, cioè, la faccia gli assomiglia, però si vede che è un difensore abbastanza grosso e bello alto anche. Andiamo un po' a leggere questa scheda. Viene definito dai molti addetti ai lavori il Sergio Ramos di Valdebebas. Rafa Marin, difensore centrale andaluso, proprio come il capitano del Real Madrid, è da tempo considerato uno dei migliori talenti della storica cantera dei Blancos. Vabbè, qui abbiamo un po' di biografia che possiamo anche saltare. Ecco, andiamo direttamente a quello che ci interessa: le caratteristiche tecniche e tattiche. Rafa Marin viene descritto così sul sito del Real Madrid: difensore con carattere ed esperto nel recupero della palla, impone il suo fisico nel gioco aereo, una qualità che completa le sue virtù nella fase difensiva. Cresciuto nel calcio andaluso, si distingue per l'intensità che mette sul campo. Rafa è un leader della squadra, un giocatore carismatico, grintoso, arcigno in marcatura, ma anche tecnico e abile del palleggio. Molto forte nel gioco aereo, dove sfrutta tutto il 1,90 m, sa rendersi pericoloso nelle proiezioni offensive in occasione dei calci piazzati. Quindi sui calci piazzati, grazie alla sua altezza, è pericoloso. Essendo in possesso di una grande facilità di calcio di lungo lancio, sa impostare il gioco con buona precisione, ribaltando l'azione con rapidità. Pur essendo molto alto, non soffre molto nell'allungo, ma va in difficoltà nei primi metri di corsa. Difficile da superare nell'uno contro uno, è spesso ben posizionato, non facendosi trovare impreparato in occasione dei lanci lunghi degli avversari. Tatticamente il suo ruolo è quello di centrale di destra di una difesa a 4. E qui mi allaccio al reparto difensivo del Napoli, cioè in che senso? Se noi andiamo a vedere il reparto difensivo del Napoli attualmente, ci abbiamo Rachmani che dovrebbe fare il braccetto di destra. Poi abbiamo i vari Ostigard, Juan Jesus e Nathan che
diciamo che a oggi sarebbero più riserve. C'hai in teoria Buongiorno che dovrebbe fare il centrale della difesa 3, e dico in teoria perché qua entra in scena il Darion, quello un po' più, diciamo, sospettoso. Cioè, per dire, tutti dicono che Rafa Marin non esclude l'arrivo di Buongiorno Hermoso, e ci voglio credere. Quindi in teoria Rafa Marin nella gerarchia dei difensori centrali dovrebbe essere il quarto, cioè quel giocatore, quella prima riserva, ecco, diciamo, dei titolari, che magari sul lungo può andare a prendersi il posto nel terzetto titolare. Ora, Rachmani braccetto di destra, Buongiorno dovrebbe essere il difensore centrale, Hermoso dovrebbe essere il braccetto di sinistra. Ora, vedendo questa scheda, io capisco che Rafa Marin in un'ipotetica difesa 3 può fare magari l'alternativa a Buongiorno, il giocatore grintoso, arcigno in marcatura, abile nel palleggio, sa impostare, è un giocatore quindi che è anche capace, no, di spezzare la linea e di andare a marcare alto il giocatore avversario. Mi sembra di rivedere Buongiorno, quindi in teoria Rafa Marin dovrebbe venire a fare la prima riserva del centrale, ok, in una difesa 3. Però abbiamo anche visto prima che lui comunque ha un passato da terzino sinistro. E ragazzi, se andiamo a vedere la hitmap di Rafa Marin all'Alaves, notiamo che lui comunque agito più sul centro sinistra, anche se ci viene detto che lui è un centrale di destra in una difesa a 4, quindi non escludo anche l'idea che possa fare il braccetto di sinistra. Poi però mi ricordo che c'hai Nathan, c'hai Juan Jesus, c'hai anche Hermoso che dovrebbe arrivare, ci avresti in teoria anche Oliveira, perché Paolo Del Genio qualche giorno fa ha detto che Oliveira non ha le qualità per fare l'esterno a tutta fascia, ma che potrebbe essere adoperato come braccetto di sinistra. E tra l'altro Oliveira nella nazionale gioca difensore centrale di sinistra, quindi tu teoricamente sul ruolo del braccetto sinistro sei abbastanza coperto. Poi magari Nathan va in prestito perché magari c'ha la strada chiusa davanti, Juan Jesus te lo tieni come riserva del braccetto di sinistra, perché comunque Juan Jesus con Mazzarri, quando ha giocato braccetto sinistro, ha fatto molto bene. Quindi teoricamente Rafa Marin dovrebbe venire a fare il centrale della difesa 3 / braccetto di destra, perché a sinistra sei comunque coperto. Io così l'ho capito. In conclusione, abbiamo qui i punti di forza: tecnica, fisicità, marcatura, aggressività, gioco aereo, controllo di palla, lanci, personalità. Questa cosa è molto importante, la personalità, aggressività, tackle, senso della posizione e concentrazione. Quindi io lo ribadisco, questi punti di forza mi fanno pensare a un centrale di una difesa a 3. Punti di debolezza, vabbè, può rafforzarsi fisicamente e soffre i primi metri. Articolo di 4 anni fa, quindi speriamo, diciamo, teoricamente dovrebbe averli corretti questi errori. Qui vi ho messo poi delle statistiche di FBref legate al rendimento di Rafa Marin nella stagione che è appena finita. E vabbè, essendo un difensore centrale, diciamo che le statistiche più interessanti sono quelle difensive. Molto bene nei salvataggi, bene anche nelle intercettazioni. Ovviamente, ragazzi, le statistiche offensive lasciano un po' il tempo che trovano, però è interessante vedere che c'ha una buona, diciamo, media per quanto riguarda i tocchi nell'area offensiva. Potrebbero essere tocchi legati magari a un calcio piazzato offensivo, e quindi lui, diciamo, andando avanti potrebbe aver toccato dei palloni. Potrebbe essere magari l'indizio che lui comunque è un difensore che si spinge anche in avanti e che quindi potrebbe fare il braccetto. Diciamo che la posizione non è molto decifrabile a oggi. Magari Conte, quando parlerà il 26 giugno, o magari durante i ritiri, capiremo meglio in che posizione può giocare. Può essere anche che un difensore che può fare indistintamente braccetto e centrale, lo dobbiamo vedere, però a me di base fa pensare a un centrale. Per quanto riguarda invece i giocatori simili, vediamo Ismaili, il famoso Ismaili, ve lo ricordate, Juan Tresoldi, forse è meglio non guardarli perché vedo dei nomi, Federico Fazio, ecco Fazio, un giocatore alla Fazio, potrebbe essere, ricordiamoci comunque che c'ha 22 anni, quindi è ancora un giocatore con ampie prospettive. E quindi ragazzi, questo è quanto. Faccio un po' una valutazione finale, chiudiamo il video. Allora, come ho detto prima, questo è un colpo da Napoli, perché è un giocatore di prospettiva,
che viene comunque da un club importante come Real Madrid, quindi dovrebbe essere un giocatore dal futuro, diciamo, assicurato. Economicamente è un acquisto assolutamente sostenibile. Potrebbe un po' ricordare, no, il Nathan dell'anno scorso, anche se qua parliamo comunque di un giocatore che viene dal Real Madrid e non dal Bragantino, quindi dovrebbe essere un po' più rassicurante. Secondo me Rafa Marin inizialmente parte dietro, diciamo, i tre titolari. Vedendo un po', potrebbe magari sulla lunga togliere il posto a Rachmani, quindi prendersi il posto, diciamo, per quanto riguarda il braccetto di destra. Escludo, allora, tra i tre ruoli escludo il braccetto sinistro, perché dovrebbero esserci Hermoso e Juan Jesus. Quindi secondo me o fa il centrale, quindi alternativa a Buongiorno, o fa il braccetto destro ed entra quindi il ballottaggio con Rachmani. Diciamo che inizialmente parte dietro, però sul lungo comunque tu stai facendo un investimento su un giocatore 22enne che ha un potenziale, a detta di tanti, importante. Con Conte potrebbe sicuramente crescere, e abbiamo visto comunque è un giocatore alla Conte, ecco, è un difensore che ha le caratteristiche che Conte vuole da un difensore, da un difensore. Quindi è un acquisto che io promuovo. Se però viene a fare appunto il quarto con potenziale da titolare, cioè tutti stanno dicendo che l'arrivo di Rafa Mari non esclude l'arrivo di Buongiorno e di Hermoso, io ci voglio credere, però c'è sempre quella vocina nella mia testa che dice prende Rafa Mari e non magari Hermoso perché economicamente è più sostenibile. Questa vocina ce l'ho sempre dentro, però voglio essere fiducioso e quindi dico Hermoso a sinistra, Buongiorno centrale, Rachmani a destra, Rafa Marin prima riserva. Se fosse così sarebbe un reparto difensivo proprio coi contro Bulls, ecco, per non dire altro. Quindi ragazzi, detto questo, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Vi piace Rafa Marin? Siete contenti? Ditemi la vostra, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi che è totalmente gratis e attivate anche la campanella, mi raccomando. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima e sempre e comunque, Forza Napoli!